Buongiorno dalla TG Med, la cronaca in primo piano. Ci sono anche esponenti di spicco della mafia nissena. Tra le persone coinvolte dal blitz della squadra mobile di Caltanissetta, 7 gli ordini di custodia cautelare in carcere eseguiti questa mattina. Gli indagati, tra cui figurano esponenti di rilievo delle famiglie di Gela e di Vallelunga a Pratameno, sono accusati di estorsione aggravata in relazione a diversi appalti aggiudicati a Caltanissetta e provincia dal 99 al 2004. La maggior parte di questi appalti erano banditi dall'ASI, l'Associazione di Sviluppo Industriale. Operazione antidroga dei carabinieri di Catania. 70 militari dell'arma da questa mattina stanno eseguendo i provvedimenti fra la Sicilia e la Calabria su richiesta della DDA catanese. Sono 16 le persone coinvolte, sono accusate di fare parte di un'associazione che avrebbe gestito un traffico di cocaina e marijuana. Il gruppo, del quale facevano parte anche tre fratelli e le mogli di due di loro, si riforniva nella Locride vendendo la droga nel catanese. Si indaga a Palermo sulla morte di una donna di 50 anni trovata a cadavere la scorsa notte nella sua casa di via Eolo a Mondello. La vittima è Concetta Bonomo, aveva 50 anni. La donna era per terra in un terrazzino di casa con una profonda ferita alla testa. Inutili soccorsi, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Restano tutte da chiarire le cause del decesso, anche se secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un incidente domestico, non sono escluse però altre ipotesi. La politica regionale, diverse attestazioni di solidarietà nei confronti del presidente della regione Rosario Crocetta, vittima ieri di una intimidazione. Una busta con dentro un proiettile indirizzata proprio al governatore è stata intercettata dal sistema di sicurezza di Palazzo d'Orléans. Gli investigatori hanno accertato che si trattava di una cartuccia inesplosa per mitraglietta. Intensificheremo l'azione antimafia in modo ancora più forte, ha detto Crocetta, ma questo è il risultato anche di chi con toni verbali estremizza. Il riferimento del governatore è alle parole di Silvio Berlusconi, che due giorni fa, durante la convention di Forza Italia a Taormina, aveva accusato il governo siciliano di immobilismo, ma anche alle parole del nuovo segretario regionale di Forza Italia, Gibino, che aveva parlato di un colpo di Stato regionale. Un esempio, ha detto Crocetta, è questo. Tensione alle stelle, dunque, proprio in un momento in cui il governo regionale si appresta ad alcune tappe importanti. Per oggi è previsto il voto finale della riforma sulle province e poi all'orizzonte c'è anche il tanto discusso rimpasto della Giunta. Intimidatorio è stato commesso anche ai danni del presidente del Tribunale di Caltanissetta, Claudio Dell'Acqua. Nella sua abitazione di campagna a Giacalone, in provincia di Palermo, è stata fatta trovare la testa mozzata di un maiale, episodio denunciato ai carabinieri che stanno indagando per risalire agli autori del gesto. Ancora cronaca, un bazar del falso nel cuore del quartiere di Ballarò a Palermo. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un deposito di prodotti falsi usato anche come laboratorio per il confezionamento di scarpe, borse e accessori di abbigliamento. Le indagini erano scattate dopo il sequestro di un'auto guidata da un senegalese, a bordo della quale c'erano circa 5.000 etichette con il logo contraffatto di noti marchi, pronte per essere apposte su prodotti da poi piazzare sul mercato clandestino. Gli accertamenti hanno permesso di risalire ad una appartamento nel quartiere di Ballarò, dove era stato realizzato un magazzino adibito appunto a bazar del falso, denunciato il senegalese che lo gestiva, ma anche altri due connazionali coinvolti nelle attività. Sono gravissime le condizioni di un giovane calciatore di 31 anni che ieri si è accasciato al suolo durante una partita di calcetto con gli amici. Si tratta di Salvatore Locascio. Il giovane stava facendo una partitella nei campi Florio di Aquino in provincia di Palermo. C'è stato uno scontro in campo e si è accasciato sull'erba. Immediato l'intervento dei sanitari del 118. Per mezz'ora il medico rianimatore ha eseguito un massaggio cardiaco e proprio quando sembrava tutto inutile il cuore del giovane ha ripreso a battere. Adesso il ragazzo si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale in Grassia. Le sue condizioni però rimangono gravissime e i medici non escludono che l'attacco cardiaco prolungato possa avere prodotto dei danni. Unione
neonato è morto alla clinica Triolo Zancla di Palermo. I genitori hanno presentato una denuncia. La donna era arrivata in clinica 2 giorni fa. Dopo un lungo travaglio, poi alle 5 di ieri mattina, i medici hanno comunicato alla coppia che il bambino era morto. La coppia dunque ha denunciato la clinica ed è stata disposta l'autopsia sul corpo del neonato. Dalla clinica i medici replicano: il parto si è svolto in tempi e con modalità del tutto normali. Non c'è stato alcun segno clinico strumentale che potesse fare presagire il triste epilogo. Per il momento è tutto, l'informazione torna però più tardi, grazie per l'ascolto, buona giornata.